sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Queste parole di Gesù ci fanno pensare alla grande responsabilità che in ogni epoca ha chi è chiamato a lavorare nella vigna del Signore, specialmente con un ruolo di autorità, e mi spingono a rinnovare la piena fedeltà a Cristo. Egli è la pietra che i costruttori hanno scartato perché lo hanno giudicato nemico della legge e pericoloso per l'ordine pubblico. Ma lui è steso, rifiutato e crocifisso, è risorto, è diventato la pietra d'angolo su cui possono poggiare con assoluta sicurezza le fondamenta di ogni esistenza umana e del mondo intero. Solamente in Cristo, per Cristo e con Cristo si edifica la Chiesa, popolo della nuova alleanza. Di tale verità parla la parabola dei vignaioli infedeli, ai quali un uomo ha affidato la propria vigna perché la coltivano e raccolgono i frutti. Il proprietario della vigna rappresenta Dio stesso, mentre la vigna simboleggia il suo popolo, come pure la vita che egli si dona affinché con la sua grazia e il nostro impegno operiamo il bene. Dio ha un progetto per i suoi amici, ma purtroppo la risposta dell'uomo è spesso orientata all'infedeltà, che si traduce in rifiuto. L'orgoglio e l'egoismo impediscono di riconoscere e di accogliere il dono più prezioso di Dio, il suo figlio unigenito. Quando infatti mandò loro il proprio figlio, scrive l'evangelista Matteo, i vignaioli lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Dio consegna se stesso nelle nostre mani, accetta di farsi mistero insondabile di debolezza e manifesta la sua onnipotenza nella fedeltà a un disegno di amore. Per dare i frutti, oggi il Vangelo ci dice che dobbiamo rimanere uniti alla vite, che è Cristo. Frutti di santità, frutti di giustizia, frutti di amore e di pace. Signore, vi benedica. En este domingo, el Señor, en el Evangelio de San Mateo, nos presenta la parábola de los viñadores malvados, que tiene como figura principal a un hacendado que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una torre. Después, la arrendó a unos viñadores y se fue. En el momento de la cosecha, envió a sus sirvientes para recoger lo que le correspondía. Sin embargo, los viñadores le dieron un trato agresivo a estos trabajadores. Incluso a uno de ellos le quitaron la vida. El hacendado, al enterarse, volvió a mandar un grupo más numeroso de sirvientes, pero estos recibieron el mismo trato por los viñadores. Por último, pensó en enviar a su hijo, porque creía que a este lo iban a respetar. Sin embargo, los viñadores pensaron que al matar al hijo podían quedarse con su herencia. ¿Qué trato le dará el dueño de la viña a estos viñadores? Esta palabra del Señor nos invita a centrarnos tanto en la figura del hacendado como en la figura de los viñadores. El hacendado podríamos decir que representa a Dios como el dueño de la vida, que manifiesta su amor día a día a través de sus cuidados y sus detalles, para que ésta prevalezca y dé mucho fruto. Si nos centramos en la figura de los viñadores, podríamos pensarnos como los administradores de la vida. Sí, el Señor, dueño de la vida, nos la ha dado para que nosotros la administremos. Podríamos preguntarnos, ¿cómo hemos valorado la vida? ¿Qué tanto la hemos cuidado? ¿Qué tanto la hemos apreciado? Y si somos conscientes de que solamente el dueño de nuestra vida es Dios. Hoy el Señor nos hace esta invitación de volver a Él, Padre misericordioso, que nos ama, que nos cuida. Y también nos hace un llamado
a respetar el don de la vida, a valorarla. Nos llama a cuidarla, a defenderla.